Domande di chiarimento spot? Non vedo mani alzate, per cui passiamo subito alla seconda presentazione. Claudio Bondi, Arpa Toscana. Grazie. Criteri per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso. 20 minuti. Agli ultimi 5 minuti io faccio un segnale. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'occasione di poter presentare il risultato di questo gruppo di lavoro e ringrazio soprattutto i colleghi di Ispra e delle varie agenzie che hanno contribuito, richiamando quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, in particolare Pascarella e Cirillo. Il lavoro che sono stato chiamato a fare, cioè quello di coordinare questo gruppo, un gruppo particolarmente numeroso, mi ha fatto toccare con mano quello che diceva Cirillo, cioè la necessità di lavorare per far confluire le esperienze e le conoscenze che ci sono nelle varie anime del sistema per arrivare ad avere prodotti, punti di vista condivisi, perché è lì la forza, il valore aggiunto che possiamo dare a questo lavoro. Colleghi, prego, se voi non si sente, se dovete parlare magari allontanate. Questo gruppo di lavoro ha concluso la sua attività, vedete nella slide il manuale che ha pubblicato sul sito di Ispra e quindi è assolutamente consultabile. Il lavoro è partito su mandato del Consiglio federale e questo mandato fa riferimento essenzialmente all'articolo 239,3 del 152 che in maniera molto sintetica indica la necessità da parte delle regioni di gestire i piani per le aree di inquinamento diffuso, senza tuttavia fornire però indicazioni operative utili. La finalità indicata dal Consiglio federale era quella di produrre un documento che potesse costituire un riferimento per le agenzie e per Ispra. Nel costituire questo riferimento, i scopi, quindi più di dettaglio del documento, dovevano riguardare, vedete elencati, la definizione operativa di inquinamento diffuso, l'eventuale necessità di misure di urgenza e la loro integrazione con le azioni di prevenzione, la metodologia di indagine, la valutazione del rischio e i criteri per la definizione del vero e proprio piano. Nella fase di avvio dei lavori del gruppo, durante la discussione dell'impostazione del lavoro e quindi dell'organizzazione delle fasi successive del lavoro, emerse con forza la necessità di avere un'attività specifica dedicata alla definizione della metodologia per la definizione dei valori di fondo. Questa esigenza è stata portata a livello CTP, cioè degli organismi, diciamo, decisionali del sistema,
e fu presa la decisione di istituire uno specifico gruppo di lavoro. Questa decisione veniva soprattutto dal fatto che l'argomento richiedeva delle competenze molto specialistiche. Il gruppo poi è stato istituito, è coordinato dal collega Guerra di Ispra, che peraltro ha fatto parte, ha collaborato in maniera importante anche al gruppo sull'inquinamento diffuso, ma questa doppia partecipazione aveva anche la finalità di garantire una coerenza e una stretta relazione fra i due prodotti, che si pongono in un'ottica anche di essere tra loro complementari. L'indice del documento si compone essenzialmente di alcune parti principali, quindi dopo una premessa di obbligo sugli scopi del documento viene presa in esame l'ambito di applicazione, perché come dicevo all'inizio non è che l'articolo 239 o anche l'articolo 241 del testo unico, dove appunto c'è la definizione di inquinamento diffuso, ci diano particolari elementi per poter andare ad applicarli ai casi concreti. Viene individuata la documentazione che è stata presa a principale riferimento durante i lavori, e poi c'è la parte che diciamo è il cuore del documento, cioè la vera e propria proposta per la gestione delle aree di inquinamento diffuso, suddivisa in sottocapitoli che riguardano una parte di caratterizzazione, perimetrazione, l'aspetto della comunicazione intesa verso l'esterno, la valutazione dei rischi, la definizione degli obiettivi del piano, la valutazione, programmazione e attuazione degli interventi e infine la conclusione del piano stesso. Il documento poi si compone anche di tre allegati, di cui il primo, che poi vi illustrerò, è il diagramma di flusso, in cui abbiamo cercato di riassumere tutto il capitolo che fa riferimento alla gestione delle aree di inquinamento diffuso, quindi cercando di rappresentare in modo sintetico e quindi che permetta di avere una visione d'insieme del percorso ipotizzato, e due allegati invece di riferimenti sotto l'aspetto di banche dati, dati ecotossicologici, e un allegato invece con i riferimenti bibliografici. Entrando velocemente nei contenuti, si diceva prima che la definizione di inquinamento diffuso è riportata nel 152, ci introduce la necessità di chiarire almeno due aspetti: concetti di contaminazione e o alterazione chimica e il fatto che queste possa riguardare fonti determinate da appunto fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine. E questo è il quanto ci mette a disposizione la norma. Altri riferimenti normativi però sono utili, come il decreto legislativo 4 del 2008, che ha introdotto delle modifiche alla parte quarta, titolo quinto del 152, in particolare laddove prevede che per il punto di conformità si possano prendere a riferimento valori superiori alla CSC in caso di fondo naturale o anche dovute all'inquinamento diffuso, quindi qui abbiamo trovato un elemento di cui tenere conto. Ma anche l'articolo 77, laddove fa riferimento a corpi idrici particolarmente compromessi e la possibilità di stabilire obiettivi meno rigorosi, anche questo ci è sembrato che dovesse essere tenuto bene a riferimento, perché ha sicuramente una relazione con le aree, con la gestione delle aree di inquinamento diffuso. Come analogamente il decreto legislativo 30, che in applicazione della direttiva
disciplina la protezione delle acque contiene elementi importanti laddove per esempio prevede che in situazioni di compromissione e anche che in cui si nota un certo trend negativo si debbano attuare azioni, così dice, per l'inversione di tendenza. Da ultimo, ma non per importanza e non per un disguido, non l'ho riportato qui, è stato un prezioso riferimento anche la normativa regionale della Lombardia, che era l'unica che insomma, al momento in cui abbiamo operato risultava avere una certa completezza riguardo ad affrontare i temi dell'inquinamento diffuso, che abbiamo tenuto ben presente nello sviluppo del lavoro. Proseguendo quindi nella scaletta che vi ho fatto vedere prima del documento, l'ambito di applicazione. L'ambito di applicazione in riferimento alle matrici non possono che essere le stesse previste in via ordinaria per i procedimenti di bonifica, quindi suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Andando a dare un significato al termine contaminazione, l'abbiamo ristretto alla presenza nelle matrici ambientali di una contaminazione superiore alle CSC e una contaminazione che derivi direttamente dall'azione antropica. Questo è una definizione operativa, non è una definizione concettualmente forse corretta, nel senso che di contaminazione si dovrebbe parlare in senso più generale. Ma visto il contesto in cui andavamo ad utilizzarla, abbiamo ritenuto che si dovesse applicare questo criterio coerente con tutta la normativa che disciplina la necessità di attivare procedimenti di bonifica. L'altro termine che viene usato nella definizione di sito a inquinamento diffuso è l'alterazione. Per alterazione abbiamo inteso che ci si volesse riferire a modifiche, alterazioni, appunto variazioni di determinati parametri chimico-fisici, in particolare per le acque sotterranee, in grado di produrre variazioni e in grado di indurre fenomeni di contaminazione indotta, classico dei quali è la mobilizzazione dei metalli pesanti in condizioni riducenti. In realtà analoghi fenomeni di alterazione sono noti e possibili anche per il suolo, questo anche il documento sulla strategia tematica della Commissione europea vi fa ampio riferimento. Non sono stati tuttavia considerati all'interno di questo documento perché la loro complessità, sia dal punto di vista delle cause, sia vista dal punto di vista dell'estensione degli effetti, richiedono, esulavano dall'impostazione di questo documento e richiedono un approccio di altra natura e anche su scala più vasta. Penso che questo argomento potrà trovare anche qualche punto di contatto con l'intervento del pomeriggio del collega Paolo Giandon, che per inciso è stato anche lui uno dei pilastri di questo gruppo di lavoro e è uno degli argomenti che effettivamente emergeva dal lavoro del gruppo come possibile estensione e sviluppo di altro lavoro. Già 5 minuti. Abbiamo invece escluso il riferimento ovviamente alle CSC per cause naturali. Accelero brutalmente. Riguardo alle cause abbiamo definito due situazioni, cause di tipo generale, quindi in cui le sorgenti siano già individuate come sorgenti diffuse e quindi questo è il caso più naturale, più ovvio che rientra nel concetto di inquinamento diffuso. Va detto che alcune di queste tipologie di cause possono essere già normate che disciplinate da altri piani. In quel caso il piano di gestione dell'inquinamento diffuso potrà, se necessario, servire
come quadro più generale per dare coerenza a un complesso più ampio di azioni. C'è poi invece un caso limite più critico da affrontare e da esaminare, che è quello della presenza di più sorgenti puntuali per le quali non sia possibile discriminare il contributo della singola fonte riscontrata. I due casi in cui abbiamo esemplificato rappresentano i due casi limite, come dicevo. Il trade union qual è? Il fatto che per entrambi questi due casi limite è indispensabile una gestione unitaria e complessiva degli interventi. Il diagramma di flusso, vi dicevo, questo sintetizza la parte che è, diciamo, più il cuore del documento. Probabilmente non è leggibile. Però facendo così posso provare a illustrarlo velocemente. Quindi il procedimento prende avvio con la segnalazione da parte di un soggetto presumibilmente pubblico che ritiene di avere una disponibilità di dati che evidenzi la possibilità di un sito a inquinamento diffuso. Il gruppo ha condiviso l'ipotesi dell'opportunità di costituire a livello regionale un tavolo tecnico, cioè un tavolo in cui si mettano a confronto i soggetti intesi come amministrazioni, ma intesi anche con competenza tecnica e sanitaria, prima di tutto ARPAT e ASL, ma non è escluso la necessità di coinvolgere in funzione dei casi specifici altri soggetti locali, portatori di conoscenza o comunque che possono avere titolarità ad esprimersi su determinati aspetti. C'è una prima fase in cui si va a fare una rapida verifica se ci sono le evidenze minime perché si possa proseguire in una situazione di inquinamento diffuso, e queste evidenze sono legate al fatto che i dati che vengono portati abbiano una storicità, abbiano un'estensione, siano validi dal punto di vista della loro produzione. Se questo è verificato e si è verificato che non ci sono elementi che portano a valutare una dipendenza dell'evento, della situazione da un evento, da una situazione puntuale, si esclude che questo possa essere un tema già disciplinato da altre normative di settore, e se anche questo secondo screening è stato superato, si entra in quella che è la verifica di capire se la situazione evidenziata possa essere connaturata all'esistenza di un valore di fondo naturale, che potrà essere già disponibile magari per aree limitrofe, e quindi si tratta di verificare se quelle stesse conclusioni sono applicabili anche all'area in esame. Nel caso che questo non sia disponibile, comporta una prima elaborazione del valore di fondo, dove il valore di fondo in questo caso è il valore di fondo, come vi dicevo, naturale, e richiama le procedure che saranno solo definite dal gruppo di lavoro specifico. Questo porta ad una elaborazione di un modello concettuale preliminare, una prima delimitazione dell'area, e con una sorta di ciclo iterativo si va a una valutazione se questo modello concettuale è in grado di spiegare, rappresentare e dare gli elementi per poter andare a proporre le azioni. Se questo non è ritenuto sufficiente, allora non ci si potrà fermare all'utilizzo dei dati già disponibili, ma il tavolo tecnico dovrà elaborare una proposta di dati da produrre specificamente per il caso, e questa sarà la condizione più ricorrente. Quando si ritiene di aver elaborato il modello concettuale adeguato, si passa alla perimetrazione definitiva dell'area e si entra nella fase operativa nei confronti delle azioni sul sito in questione. La prima delle quali è la determinazione del valore di fondo ambientale. Il valore di fondo ambientale è quello che permette eventualmente di discriminare se all'interno
di quest'area, in particolare nei casi in cui la causa sia stata individuata in più sorgenti puntuali di cui non era più possibile distinguere nettamente i singoli contributi, ma potremmo avere comunque una situazione ibrida in cui in un'area ritenuta inquinamento diffuso insistono però delle situazioni in cui si può mettere in evidenza invece un nesso causa-effetto diretto che porta a produrre valori più puntuali superiori ai valori di fondo ambientale. E quindi in quel caso comunque per quel sito dovranno applicarsi le procedure, diciamo, ordinarie per riportare la situazione almeno al livello dei valori di fondo ambientale. Si passa poi ad una valutazione dei rischi e ad un'analisi di coerenza con altri piani di settore, i più svariati, cioè tutti quelli che possono avere un'influenza negativa o positiva sulla situazione di inquinamento. Per arrivare poi alla definizione degli obiettivi, che sono stati distinti in due categorie, quelli intermedi e quelli finali, dove per quelli intermedi si fa riferimento a quelli necessari ad attivare con urgenza misure tese a limitare o a mitigare per quanto possibile il rischio, mentre quelli finali sono quelli che ci consentono di una volta raggiunti di determinare la conclusione del piano. In questo senso abbiamo ipotizzato che in funzione della complessità dell'area, anche degli aspetti economici, si possono individuare come obiettivi finali anche valori superiori alle CSC. Questo perché, accompagnate da misure di gestione del rischio, questo perché quando si risultino improponibili soluzioni definitive. Anche in questo caso la proposta è quella di avere una sorta di loop iterativo in cui la valutazione degli interventi di mitigazione dei rischi, dopo questa valutazione, consegua, laddove ritenuto necessario, un ritorno a una valutazione dei rischi, cioè laddove si ritenga che gli interventi da mettere in atto non sono in grado di mitigare o comunque di annullare il rischio, si deve rifare una valutazione comunque dei rischi residui per proporre gli opportuni provvedimenti di tutela, principalmente consistenti nella limitazione dell'utilizzo di risorse. C'è poi la fase in cui c'è la valutazione della necessità di interventi di bonifica, che sono espressamente richiamati nell'articolo 239, quindi questa è una possibilità, ma che richiama la legge come possibilità. La predisposizione di un dettagliato piano di azioni di monitoraggio, dove per monitoraggio non si intende solo il monitoraggio delle matrici ambientali, ma anche monitoraggio dell'effettiva attuazione, viene un po' cacofonico, attuazione delle azioni previste nel piano. E quindi un monitoraggio di esecuzione e un monitoraggio degli effetti attesi. Rispetto agli obiettivi intermedi, anche qui si attua un'azione ciclica, che se non sono raggiunti allora vanno rivalutati le azioni. Rispetto agli obiettivi finali, idem, devono essere rivalutate, riportate le azioni di monitoraggio e rivalutate e riprorogate queste attività, fino a che non si arriva ad avere la conformità rispetto agli obiettivi finali che erano stati previsti del piano. Una velocissima conclusione, se mi è consentito. Il lavoro del gruppo non è stato semplice, nel senso accordare
punti di vista le voci di colleghi che rappresentavano molte agenzie, perché molte agenzie hanno partecipato, e come dicevo questa è stata una ricchezza, ma poi la ricchezza porta anche qualche complicazione nel riuscire a dare una chiusura che possa trovare l'approvazione, come è stato il caso di questo prodotto, da parte di tutti. Il gruppo ha forse qualche aspetto, qualcuno all'esterno del sistema può averlo letto così, forse debordato da suoi compiti, laddove ha proposto anche una procedura quasi di tipo, tra virgolette, amministrativa. Il prodotto si pone come un punto di partenza, come un, richiamo, come un servizio anche in questo caso, come il tentativo di iniziare a colmare un vuoto abbastanza evidente che la normativa ci ha lasciato, dedicando poche righe, due o tre righe, all'inquinamento diffuso. Il tavolo ministeriale in cui ci è stato chiesto di fare una, come questa, forse anche più breve, presentazione del prodotto, ci auguriamo che prosegua e sia l'occasione appunto per andare ad affinare i contenuti di questo documento, perché, ripeto, questo è un punto di partenza che vuole offrire un momento di riflessione su cui poi costruire un avanzamento e ulteriori punti di vista possibilmente comuni e condivisi. Grazie.